Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questo spazio di approfondimento che, come di consueto, dopo il telegiornale, riempie naturalmente lo spazio che noi vogliamo dedicare ad affrontare e ad approfondire il più possibile tematiche che riguardano il nostro territorio e tutto quello che avviene sulla nostra provincia e non solo. Questa sera affronteremo un tema che riguarda un po' tutti noi, un tema che riguarda le banche, gli istituti di credito, soprattutto quelli locali, che affrontano da tempo ormai la riforma imposta dalla Comunità Economica Europea, la Banca Centrale, per riordinare il sistema bancario. Lo facciamo insieme ai graditissimi ospiti della BCC di Fano, che tutti quanti noi ormai conosciamo, grazie attraverso anche tutte le attività che loro fanno sul territorio, diffuse e anche appunto di mutualità che è nel loro DNA di istituto di credito. Lo facciamo insieme e li saluto, graditissimi ospiti, Romualdo Rondita, presidente BCC di Fano, buonasera presidente, Buonasera. Grazie, e il direttore generale Giacomo Falcioni, buonasera, benvenuto. buonasera a tutti gli Spero che gli ascoltatori di Fano TV. capelli siano comodi perché l'argomento che Assolutamente. dobbiamo affrontare è estremamente articolato. Speriamo di riuscire a dare, no, perlomeno un quadro della situazione per quello che è in generale quello che voi state affrontando in questo periodo, anche se il periodo, no, è un po' verso la fine dell'iter, però comunque è stato un Sì. Sì. iter importante. Quindi capire anche da dove nasce questa riforma, perché si è resa necessaria e quali sono le esigenze che l'hanno animata, insomma, a livello economico. È un Presidente. discorso abbastanza, diciamo, articolato perché, tra l'altro, alcuni preferiscono parlare di autoriforma piuttosto che di riforma. Si era partiti nel 2015 con la riforma delle banche popolari e all'interno di quella riforma era prevista anche una riforma molto stringata, tra l'altro, contenuta in un articolo soltanto, anche per il credito cooperativo. L'obiettivo è chiaro, l'obiettivo era quello di concentrare, di ridurre il numero delle banche, fino anche le licenze bancarie, però con tutto un lavoro di presenza da parte della nostra Federcasse e comunque sicuramente anche un coinvolgimento di quello che era un po' diciamo, la politica, siamo riusciti a trasformare questa riforma molto molto sintetica in qualcosa di articolato. L'obiettivo rimane comunque quello di avere una realtà che è coesa attraverso una capogruppo. La capogruppo sicuramente avremmo desiderato che fosse unica, un'unica capogruppo, invece alla fine abbiamo due capogruppo, una fa capo ai Crea Banca Roma e l'altra CCB, Cassa Centrale Banca. In ogni caso la concentrazione è avvenuta perché da tutte le banche che eravamo oltre 300 il numero si è ridotto anche in virtù delle fusioni, ma soprattutto è concentrato in queste due realtà. Sono 145 le banche che aderiscono ai Crea Banca e un centinaio quelle che aderiscono a Cassa Centrale Banca. Quindi oramai siamo nella fase conclusiva perché queste due capogruppo hanno già presentato l'istanza alla BCE perché la BCE avrà modo di controllare un po' se tutte le cose che ci impegniamo a fare sono quelle che si aspetta la BCE e nell'arco di 4 mesi ci sarà la risposta. Poi noi in 3 mesi dovremo adottare degli nuovi statuti con anche sottoscrivendo un patto di coesione. Per questo servirà un'assemblea straordinaria. Alle volte, così sentendo un po' l'humor dei clienti, di chi ha a che fare col mondo finanziario, questa riforma, alle volte impaurisce perché magari risulta essere un po' spersonalizzante, si perdono un po' i punti di riferimento per determinate fasce di clientela, il grosso imprenditore, cioè quello che lavora su grandi numeri, un po' meno, però il piccolo risparmiatore, la famiglia, il medio piccolo imprenditore, alle volte ha un rapporto, diciamo così, abbastanza soggettivo anche proprio con l'istituto di credito. Questo è sempre stato un punto di forza. Quindi, non so, i punti di questa riforma rispettano per la BCC questo rapporto che ha sempre avuto con la Allora, clientela? io penso che innanzitutto in un contesto, in un mondo che non dico che cambia, ma è cambiato già, e la necessità di fare investimenti, immaginiamo soltanto il digitale, tutta l'operatività bancaria fatta in un certo modo, la consulenza nei confronti della clientela, sicuramente si può fare soltanto investendo insieme.
Quindi avendo fatto, messo insieme 145 BCC con una capogruppo che era già banca, perché era già ICREA era già una banca ed era una banca di riferimento, perché questa banca ha assolto tutti i servizi delle tante BCC, e in questo caso erano più BCC perché eravamo quasi tutti aggregati con ICREA Banca. Però onestamente questo passaggio, questa necessità di investimenti, noi da soli, singolarmente, fossimo anche considerando all'interno della nostra federazione marchigiana, che è abbastanza coesa tra l'altro, però non ci saremmo riusciti. Quindi, senz'altro, da una parte necessità di fare le cose insieme, dall'altra però veramente necessità che la nostra banca rimanga con le caratteristiche e non venga espropriata di quelli che sono i compiti, le cose positive che sta facendo. E su questo c'è stato un confronto notevole. Bisogna pensare che sono andati avanti mesi e mesi in cui sono state commissioni, cantieri, per trovare la formulazione giusta per arrivare poi alla presentazione dell'istanza. È stata presentata alla fine di aprile e quindi adesso è in mano la BCE, e la BCE avrà modo di dire se le cose che vanno bene o non vanno bene. E certo, è un passo notevole in avanti, lo dicevo prima, noi siamo quelli che mettono il capitale nella capogruppo, la capogruppo con il patto di coesione che dovremo sottoscrivere comunque fa il coordinamento e il controllo nostro, lo fa anche per conto della BCE. Non so se ho chiarito, però si capisce subito. No, perché i gruppi bancari, quando un'altra banca finisce sotto il controllo di un'altra, quello che sta avvenendo, cosa succede? Faccio l'esempio, a parte che lì poi c'è stata proprio una situazione ben più pesante, ma Banca Marche non c'è più. Dov'è finita? In UBI. Quindi non è che, voglio dire, noi invece non è questa roba qua. Ecco. Noi, tra l'altro, nelle Marche, tra l'altro, sono avvenute delle fusioni, in ottica anche della formazione della capogruppo, ma sono tutte fusioni fatte per necessità, un po' perché la Banca d'Italia ci ha detto, per esempio, adesso faccio un esempio, ma soprattutto nel sud delle Marche ha un pochino imposto, forzato alcune fusioni, perché magari venivano a mancare alcune condizioni, la patrimonializzazione, la governance, il territorio, oppure perché magari c'erano situazioni territoriali da sistemare. Che andavano da sanare. Da sanare. Quindi tutte le fusioni fatte dalle BCC nelle Marche, e sono diverse, sono state fatte tutte perché Banca Italia, un po' di fronte a situazioni che erano un po', diciamo, non al massimo, ha chiesto che si facessero le fusioni. Un po' in zona grigia, diciamo. Ecco, sì, beh, comunque, senz'altro. Ma in ogni caso, in prospettiva, quello che non è stato fatto si può sempre fare. Certo. Non lo dico perché molti ci chiedono anche se noi facciamo fusioni. Noi non abbiamo ricevuto dalla Banca d'Italia nessun obbligo, nessuna indicazione di fare particolari fusioni. E quindi, però non è escluso che in prospettiva, proprio anche considerando che attorno abbiamo altre banche che sicuramente hanno risultati, fra tutte le province, Pesaro è quella che come banca di credito cooperativo è un po' la più solida. Ma per la BCC di Fano che cosa cambia? Cioè, qual è il cambiamento al quale il suo e il vostro istituto di credito sta andando incontro? Io direi che è un processo di cambiamento, iniziato diversi anni fa. D'altronde le sinergie con le varie società del gruppo ICREA, ma anche di altri gruppi, erano iniziati nel tempo per promuovere insieme quelle che erano le migliori soluzioni in termini di prodotti e servizi. Quindi è un cammino che abbiamo fatto insieme e già su diversi settori operiamo insieme a ICREA Banca. Il territorio è ampio e esprime anche realtà di tutto rispetto, anche in termini dimensionali. Quindi faccio riferimento ad esempio al credito. Per accompagnare la crescita delle primarie aziende di questo territorio, anche di dimensioni ottime sia a livello nazionale che internazionale, c'è bisogno di legare le forze. Quindi con la capogruppo, attualmente con ICREA Banca, portiamo avanti nel processo di credito operazioni in pool. Quindi è una cosa che stiamo già facendo e andremo a rafforzare sempre di più, magari anche sfruttando ancora meglio delle sinergie con altre BCC vicine.
Stesso discorso sulla finanza, i vari prodotti del risparmio, dall'amministrato, dal gestito, anche i prodotti più semplici. È un processo di diversificazione che permette alla BCC di Fano di ampliare la propria offerta. Da ultimo il sistema dei pagamenti per efficientarlo, renderlo al passo con le primarie banche a livello europeo, quindi sistema pagamento, bonifici, estero, tutto quello che riguarda la monetica, le carte, i POS, fino ad arrivare ai prodotti anche più innovativi che come BCC Fano insieme a Crea stiamo portando avanti, ad esempio l'ultima startup Satispay, sì. No? Quindi una modalità innovativa di pagamento attraverso gli smartphone, quindi sono tutte cose che si possono portare avanti mettendo insieme anche investimenti di un certo livello. Quindi qui è un processo in continuità. È chiaro che quando c'è un legame più stretto è importante anche avere dei controlli più accurati, ma questo non ci deve preoccupare, perché d'altronde come banca siamo abituati ad essere vigilati da un punto di vista, no, di Banca d'Italia. Il primo confronto è con il mercato, con i soci, con i clienti, come BCC, con il territorio, quindi certo. Siamo tutti i giorni messi a confronto con queste tematiche e chiaramente nell'ambito della capogruppo, conservando le varie banche di credito cooperativo la loro autonomia di bilancio, quindi anche di governance, questo va ribadito, fino a che certo. C'è un'autonomia di bilancio e di governance, anche le policy che devono essere coordinate con la capogruppo devono essere calate a livello locale in maniera specifica, perché certo. Ci sono tanti territori in Italia diversi da loro, quindi se vogliamo accompagnare la crescita di territori diversi, delle PMI, quindi anche realtà più piccole, c'è bisogno di un controllo locale e saremo sempre valutati su quelli che sono gli indicatori tradizionali, quindi solidità patrimoniale, quello che è il modello di governance, il modello di business e anche quello che è la liquidità e la struttura operativa e direi da ultimo anche come si agisce sul territorio. Territorio è sempre il punto di riferimento. Questo, se traduco in soldoni le parole sia sue che del direttore, è ci uniformiamo a un cambiamento che è stato imposto e che era necessario forse. Sì. E ampliamo la nostra gamma di servizi perché questo cambiamento offre dei vantaggi sicuramente innovativi e attuali per la clientela senza perdere la nostra identità, la nostra matrice, la nostra cultura, la nostra mission, diciamo così. Sbaglio o interpretato male? No, l'esame è proprio quello corretto, è quello che noi vogliamo ricercare. Non ci interessa occupare spazi che sono ben presidiati da altri BCC, perché io credo che nel concetto di solidarietà, nel concetto di mutualità ci stia molto bene anche un rapporto corretto con le altre banche, soprattutto quelle che poi aderiscono allo stesso gruppo. Certo. Questo qui credo che sia un obbligo. Abbiamo un territorio che, se curato bene, certo. Ci dà la possibilità veramente anche di fare dei buoni impieghi, una clientela valida, e il momento sicuramente è un momento che ci attendiamo e che sia che diventi sempre migliore, ma indubbiamente ci sono aspetti anche da un punto di vista, diciamo, del governo del nostro paese, tutto quanto che preoccupano un po'. Sì. Ma la Regione Marche com'è a questo stadio? Cioè, qual è, noi adesso abbiamo parlato del nostro territorio, ma la Regione rispetto anche all'Italia come sta? Lei ha una visione anche più dall'alto. Sì, sì, ce l'abbiamo dall'alto e diciamo che purtroppo anche in altre regioni sono successi dissesti, però da noi il dissesto della Banca delle Marche non è che svegliamo niente, è stato un dissesto pesantissimo, perché ha ribaltato tante situazioni, ma poi anche nel Fabrianese, lì avevamo la cassa di risparmio di Fabriano e quindi questa qua si era poi fusa con la Veneto Banca e la Veneto Banca certo. È finita. Cioè, veramente è stato un tracollo dal punto di vista del ruolo che avevamo nel nostro territorio, di queste banche territoriali che comunque però avevano la loro importanza. E adesso si potrebbe dire che quella clientela in parte arriva anche nei nostri sportelli, noi cerchiamo di fare tutti quanti i servizi, però indubbiamente dobbiamo anche noi valutare attentamente a chi diamo i soldi, certo. Perché in questo momento magari c'è anche una situazione in cui dicono molti clienti, ma
se non ci sono altre banche dovete essere voi. Questa qui da una parte va bene, però noi non dobbiamo essere noi, ma rispettando anche quelle che sono le regole, certo. Ma lo stiamo facendo, stiamo crescendo. E per quanto riguarda il discorso delle Marche, ovviamente le banche che sono lungo il territorio, diciamo verso il mare, sono un pochino quelle che lavorano di più, perché all'interno, a causa anche del terremoto, poi abbiamo zone nell'Ascolano, Maceratese, che sono, diciamo, anche che risentono anche di questo evento, che sembra non finir mai, e certo. Quindi alcune BCC, diciamo, si trovano in contesti non facili. Soffre il mercato, soffrono anche gli istituti. Sì, però le Marche erano riconosciute anche come il territorio con più capacità imprenditoriale. Mm. Era quando il piccolo è bello, no? E noi eravamo con una realtà di tante piccole aziende. Nel nostro territorio le aziende sono tante, noi abbiamo anche colto un po' di questo aspetto, dando anche finanziamenti più bassi, cercando anche di aiutare il piccolo, diciamo che poi il piccolo contribuisce a formare l'occupazione, perché anche un'azienda di piccole dimensioni per il nostro territorio è una cosa importante, non ci sono soltanto le grandi. Certo. Noi siamo positivi, ripeto, però le condizioni sono tante e in questo momento noi stiamo crescendo bene. È un diamante con tante sfaccettature, possiamo dire. Senza vero? Dubbio. Allora, direttore, prima li ha citati un po', li ha sorvolati, una banca che comunque è sempre stata soggetta a controlli, come sempre, quindi siete abituati ad avere i conti in ordine, e quindi la salute, lo stato di salute della BCC è uno stato di salute ottimo, immagino. Direi di sì. E il mercato è difficile, passiamo da anni di profonda crisi, però la banca ha cercato di svolgere al meglio il proprio ruolo su questo territorio, quindi è un ruolo anche di responsabilità. Chiaramente, come diceva il Presidente, siamo una cooperativa, ma siamo anche un'impresa, e come impresa dobbiamo perseguire quello che è una logica di equilibrio economico e patrimoniale importante, quello che abbiamo cercato di fare. Non enfatizzando quelli che sono i profitti, però certamente mettendo dei caposaldi che poi sono quelle carte che potremo giocarci a livello di nazionale, a questo punto con la BCE anche internazionale, per essere valutati. L'assemblea dei soci è il momento clou per approvare chiaramente il progetto di bilancio 2017, per aggiornare sull'andamento 2018. Quindi abbiamo chiuso un 2017 con un utile vicino ai 3 milioni di euro, quindi abbiamo raggiunto come fondi propri, quindi patrimonio, ex patrimonio di vigilanza, 100 milioni di euro. Quello che ci conforta è che questi 100 milioni di euro di patrimonio, la gran parte è rappresentata dalle riserve rivenienti da utili realizzati nel tempo, nei 100+ anni di storia della banca. Il capitale sociale è poco più di 1 milione di euro, i nostri soci sottoscrivono un'azione e un sovrapprezzo per un totale di 300 euro, quindi entrano a far parte della compagine sociale con 300 euro, quindi la porta è aperta, abbiamo incrementato 600 unità nel corso dell'ultimo anno, siamo arrivati a 7.700 soci, possiamo dichiarare, Presidente, obiettivo 10.000, l'abbiamo detto ai nostri dipendenti, nel tempo cercheremo di conseguirlo, ma con una crescita sana e senza forzare, ma il socio deve riconoscere nella banca un modo per rafforzare la propria attività bancaria, dal punto di vista di vantaggi economici sulla propria attività, ma anche territoriale in termini di rispetto del territorio e operatività nel sociale. Qualche dato lo devo dare in termini anche percentuali, perché qui ormai si parla di certi indicatori, il nostro CET1 è al 16,6%, questa è una percentuale, però se lo guardiamo in valore assoluto, l'eccedenza patrimoniale rispetto ai rischi di primo pilastro è superiore ai 51 milioni di euro, quindi anche il valore assoluto è di tutto rilievo. Per quanto riguarda la raccolta, abbiamo superato il 1 miliardo di euro, siamo 1 miliardo e 29 milioni per la precisione, con una crescita particolare di diverse forme di raccolta gestita, quindi abbiamo avuto un incremento di gestita di 36 milioni di euro nell'ultimo anno, siamo arrivati a 200
3 milioni di raccolta gestita, e anche gli impieghi e la clientela, perché poi c'è il credito quando no, il territorio ne deve beneficiare. Siamo a 685 milioni di euro totali, con un incremento nell'ultimo anno di 35 milioni di euro. Questo è importante, realizzato anche con una buona qualità del credito nell'ultimo periodo. Situazioni del passato con qualche criterio di deterioramento ci sono stati, ci sono, continueremo di curarle al meglio, cercando anche di massimizzare il rientro, anche per non incidere negativamente sul territorio. Abbiamo sofferenze nette che sono scese sotto il 5%, quindi diciamo situazioni che cerchiamo di gestire attraverso anche una politica di accantonamento annuale importante a copertura del credito deteriorato, che sono previsioni di copertura, non vuol dire perdite realizzate, ma la redditività ordinaria ci consente di mettere da parte anche delle somme per affrontare casi di difficoltà anche delle singole eventuali, delle singole situazioni. Il margine di interesse ha oltrepassato i 17 milioni di euro, quello che è importante è che ha avuto una crescita di 1,5 milioni rispetto all'anno precedente. Commissioni nette, quindi margine a servizi superiore ai 5 milioni, costi operativi direi sotto controllo. Per quanto riguarda il valore totale, siamo a livelli di 10 anni fa, quindi abbiamo cercato di contenerli. Ecco, però questo dato è ancora più importante perché soprattutto negli ultimi anni l'abbiamo fatto anche a fronte di investimenti realizzati in tecnologia, in innovazione, anche il rinnovamento delle filiali. La filiale di Marotta, l'avete vista, c'è una nuova novità entro il mese di giugno, la nuova filiale 3 di Fano, quindi anche questo ravvicinerà un po' quello che è la nostra presenza sul territorio attraverso gli sportelli, chiaramente da portare avanti parallelamente quello che è lo sviluppo del canale telematico a distanza, perché la nostra clientela deve poter scegliere qual è il canale migliore e che si addice di più alla propria operatività, quindi al passo con i tempi e vicinanza e direi al centro la persona, con particolare riferimento ai giovani. Negli ultimi 2 anni abbiamo fatto tante iniziative veramente mirate ai giovani, di qualità, anche iniziative fatte attraverso la collaborazione di tanti enti, quindi anche con spese limitate, come un po' nel nostro stile, però cercando di valorizzare quello che è il risultato nei confronti dei giovani, quindi laboratorio Giovani Day, workshop digitale, strategia digitale, tante cose che avete visto su questo territorio e tante altre continueranno. Quindi un doppio binario, l'innovazione da una parte e quindi proiettarsi nel futuro anche con quella fascia di clientela che magari predilige questa tipologia di rapporto, senza sacrificare il rapporto tradizionale, quello al quale i vostri clienti, i clienti del territorio, sono abituati da tempo e che magari lo ricercano anche, visto un po' la spersonalizzazione di certi istituti di credito, che magari improvvisamente ti risponde un centralino di un'altra regione, insomma. I vostri clienti sono radicati sul territorio e mantenere questa addentellato col territorio è quanto mai importante. E in più, se interpreto bene, indicatori di crescita tutti al positivo, quindi le politiche effettuate fino adesso, di investimento e di raccolta, hanno dato buoni frutti, immagino, no? Se no i numeri non sarebbero questi, ma in virtù di questo, quindi, bisogna mettere in campo dei progetti, direttore, quindi il futuro davanti, la progettualità della BCC per il prossimo futuro venturo, quale sarà? La progettualità è sempre in corso in banca, perché concludiamo iniziative e già ne pensiamo delle altre, ma soprattutto vuol dire nel tempo portare avanti progetti di vicinanza alla clientela, quindi cercare di capire quelle che sono le esigenze della clientela, anche differenziate. Per tipologia, famiglie, imprese, parlavo prima dei giovani, aziende, ma anche per quanto parliamo di aziende, parlavamo prima di immobiliare, ma anche nel manifatturiero dovremo distinguere tra quelle che sono le diverse tipologie di settori, chi è rivolto verso l'estero, ma anche quando parliamo di estero dobbiamo dire ma che mercato è estero, perché è facile dire estero, certo. Ma poi bisogna andare nello specifico. Bisogna avere professionalità nel seguire queste aziende, quindi bisogna mettere insieme un sistema a rete a tutti i livelli. Ecco, questo noi cerchiamo di farlo attraverso la professionalità, innanzitutto dei nostri collaboratori della BCC di Fano, ma in sinergia anche con le società di gruppo.
Quindi noi siamo presenti nei diversi settori, anche a livello nazionale, per confrontarsi e per mettere in rete quelle che sono le migliori strategie di mercato. Ecco. Va bene, torniamo, quindi insomma, la progettualità e l'investimento è sempre un vostro plus, e noi seguiremo tutte le vostre attività come abbiamo sempre fatto, con estremo piacere. Però io vorrei ritornare un po' a bomba sull'argomento riforma, visto che Presidente lei l'ha proprio così en passant citato, il tema delle fusioni e delle aggregazioni. Vorrei sapere se questa è realmente una opzione che state valutando, addirittura anche la sua opinione importante a questo riguardo, giusto anche nei confronti degli spettatori, di quanti ci guardano, vostri clienti e non, e comunque interessati da questa eventualità, da questo aspetto. Cosa possiamo dire? Allora, posso dire che, essendo anche impegnato in federazione, ho seguito diverse fusioni. In queste fusioni si vede chiaramente che, pur essendoci stato alcuni aspetti, però i nomi sono conservati di tutte le due banche. Ah. Quindi sono fusioni fatte però in ottica di ottenere risultati, ridurre i costi, perché poi qui non abbiamo parlato, diciamo, i ricavi, ma bisognerebbe anche cercare di ridurre i costi. Provincia di Pesaro, ho detto, la fusione tra Compergole e Corinaldo, e poi il resto, adesso sembra che la BCC di Gradara si colleghi con altra di Rimini, sì. E per il resto rimaniamo noi, le banche, diciamo, di quella fascia che dicevo, Costiera, Pesaro e Fano, e poi il Metauro. Quindi sicuramente è con queste tre che dovremmo ragionare in termini di efficientamento del nostro rapporto con la clientela. Ma la mia opinione riguarda un po' i vari progetti, no, che di fusione ci sono stati e quelli che avverranno. Io direi che prima di tutto bisogna mettere davanti come obiettivo primario il territorio. Una BCC è espressione del territorio, quindi deve saperlo leggere e capire anche come questo territorio si può evolvere nel tempo, e dobbiamo accompagnarlo. Quindi direi, come esecutivo non mi esprimo in maniera particolare, però posso dire che come squadra della BCC di Fano, soprattutto lato dei dipendenti, siamo molto attenti anche ai processi di cambiamento, quindi ci dobbiamo far trovare pronti in ogni evenienza. Quindi al momento è nel creare sinergie a livello, dicevo prima, nazionale, ma anche con le altre BCC locali. Certo. E nel tempo valutare e leggere al meglio quelle che sono le dinamiche. Certo. Avendo al centro sempre i clienti e i soci. Non perdere di mira quelli che sono gli obiettivi principali. Credo che la forza di spinta, quello che veramente ci consente di prendere punti sul mercato, è la struttura che abbiamo. E devo dire che la forza allora della banca sono, ho detto, i soci, sono il territorio, tutto quanto, ma è la struttura. Certo. È la struttura, cominciando dai dirigenti, giù, tutta la struttura. Se la struttura è coinvolta e nel lavoro che fa tutti i giorni riconosce l'importanza di che quando ha davanti il cliente, se poi è socio ancora di più, certo. No? Perché vuol dire che ha fatto. E allora noi siamo sicuri che arriva un messaggio e comunque non c'è stanchezza oppure, diciamo, un po' così di lasciar perdere, ma c'è un'attenzione, quindi sicuramente siamo sicuri che i risultati vengono più facilmente. Quindi c'è un coinvolgimento a tutto tondo dei dipendenti, di coloro che poi hanno nel front office il rapporto con la clientela, insomma non tutti riescono a parlamentare col presidente, col direttore generale, quindi gli impiegati sono un'emanazione di quelle che sono le vostre, il vostro credo, la vostra mission. Quindi insomma è importante che tutta la catena da cima a fondo cerchiamo di portare avanti uno stile che lo chiamo lo stile BCC di Fano, che accomuna un po' tutti i collaboratori e chiaramente anche la governance a tutti i livelli. Bene, quindi rinnovo l'appuntamento per il 13 domenica alle ore 10 al Teatro della Fortuna, perché questo è un momento così importante, è un passaggio insomma annuale importante per l'approvazione del bilancio da parte di tutti i soci, e quindi noi abbiamo cercato in questo approfondimento di così presentare lo stato di salute dell'istituto e anche di prospettare scenari futuri o capire qual è l'andamento del cambiamento che è in atto e quello che è il modo di reagire, di affrontarlo della BCC di Fano, che rimane
insomma, obtorto collo, però insomma è così, Presidente, se ne faccio una ragione, lì se non vogliamo, vengono tutti da noi, però insomma siete la banca del territorio e quindi con i meriti e anche con gli oneri. E questo è, insomma, può ricordando essere, poi che la banca è stata fondata da un sacerdote e quindi cominceremo la nostra giornata anche con la messa che verrà celebrata dal Vescovo. E quindi insomma anche questo rispecchia la matrice dell'Istituto di Credito. Va bene, io ringrazio il Presidente Romualdo Rondina, grazie per essere stato con noi e aver così mostrato qual è un po' insomma, lo status attuale e dove sta andando l'Istituto, e poi il Direttore Generale Giacomo Falcioni, che ha snocciolato numeri di grande interesse e di grande performance, quindi onore e merito anche a tutti, insomma, a seguire tutta la catena di impiegati e di persone che lavorano con voi quotidianamente e per il bene dell'Istituto, ma anche dei soci e dei dipendenti. Non è che voglio l'ultima parola, però il grazie è il nostro a voi per il lavoro che fate, che è prezioso. Grazie. Quindi, grazie da parte mia. Insomma, accettiamo di buon grado, perché lo sforzo è quello di veicolare il più positivamente i messaggi che insomma riusciamo a veicolare, ma insomma i fautori del messaggio poi siete voi, noi siamo solo poi i tramiti, però anche quello ci vuole, cioè, saper comunicare bene. Bene, grazie per essere stati con noi con questo approfondimento e grazie ai vertici dell'Istituto di Credito della BCC di Fano. Alle prossime, arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci. Buonasera.